Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Io sono Mazzetes e... Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo... insomma, è la stessa cosa. Come potete vedere già dalle primissime immagini che vi appaiono di fronte ai vostri occhi increduli, c'è stato un aggiornamento. Capitoli inediti della storia e 158 nuove carte, cioè gioca subito. L'aggiornamento è stato Battaglia per Zendikar, che avevano annunciato da un po' di tempo, come mi ricorda sempre il nostro carissimo Alessandro, Xander 9000 Able. Niente, qua mi appare sempre, ma io l'ho già installato. Come potete vedere qua è anche diverso, ci sono appunto 158 nuove carte e una campagna nuova che poi in realtà sono... E qua io lo trovo completamente antintuitivo il fatto che devi cliccare su... io ti dico perché non mi prende continua? Aspettate, eh. Solito problema del volante. Io non capisco perché prende il volante con un controller e continua a girare a caso. Vabbè, comunque. Sono 5 battaglie, semplicemente. E quindi sarà una campagna molto più corta. E credo che andrò a farla appena terminata la campagna su Magic Duels Origins. Per cui siamo già più che metà. Più che metà, non di molto. Perché la metà era un episodio fa, più o meno. Liliana Bess, andiamo quindi a trovare il nostro carissimo uomo corvo. Torni alle rovine del maniero di famiglia. Dopo alcuni istanti un brivido percorre la tua pelle. Ti stanno osservando. Sono decine di occhi di corvi. In un turbinio di piume nere uno stormo di uccelli si fonde per dare forma all'uomo che ti ha ingannato, spingendoti a maledire tuo fratello. Ma stiamo diventando sempre più brutte. Vabbè. Sì, guarda che... Boh. Era così tanto allegra e carina. Allora, vediamo un attimo. Tre paludi, un corvo necrofago, uno scavatombe, un risuscitare, che non è niente male, e un corrompere. Manteniamo la mano, mi piace. Iniziamo con una palude e poi passiamo perché non abbiamo cane di niente da fare. Allora, anche lui giocherà un mazzo, credo, completamente nero, essendo un uomo corvo demoniaco che ci ha portato sulla strada del male. Abbiamo pescato un morto vendicativo che non è niente male perché è un 3-2 e qui non abbiamo tantissime carte forti, come abbiamo potuto vedere nelle scorse partite. Ah, non è un blu-nero. Interessante. Allora, giochiamo un Gaul Barcollante. Che tanto è indifferente quale giocare prima dei due perché tanto appaiono tappati tutti e due. Questo a volare, ma quello ha una difesa in più, quindi... Ah, cos'è questa roba? Ah, catacombe allagate e un blu, un cancello blu nero. Cancrena della mente, oh dei. Un giocatore bersaglio scarta due carte. Indovina chi sarà il bersaglio? Allora, che cosa scartiamo? Ah, io scanterei il molto vendicativo. Lo scavatombe posso utilizzarlo per recuperarlo, il morto vendicativo. E... E vabbè, il corvo. Allora, il goblin barcollante. Avessi avuto un goblin barcollante avrei potuto usare quel. Ma perché non mi viene mana? Ma perché non mi viene mana? Vabbè, io attacco con tutto intanto. Che non è male. Ma vorrei evitare di restare senza mana. Vorrei un pochettino più di mana. Give me more mana. Che gioca un corvo necrofago, tanti auguri. Più che altro tanti auguri a me perché non ho niente per bloccarlo. E mi viene un Gaul Barcollante o un Ghoul. Cioè anche chi lo pronuncia Ghoul? Io non ho mai capito Ghoul. Perché sto giocando a The Witcher e The Witcher lo chiamano sempre Ghoul. E vabbè, lui mi dice attacca con tutto. Io attacco con tutto perché lui non mi può difendere, dopo non posso difendermi io, quindi...
Tanti auguri a te. Oh dei, cos'è? Fai tornare la creatura in bersaglio in mano al suo proprietario. Vabbè, pensavo peggio. Se mi viene del mana. Ma non ne voglio tantissimo, mi bastano altri 3. E poi puoi anche non darmene più, ma... No, corrompere mi serve che mi venga mana a non finire. Però... Sì, evviva, 2 danni gratis per un corvo necrofago. Orrore degli inferi. 4-2. Può essere molto interessante per questa carta qua, se gliela uccidiamo, ma... Beh, non ha tanta difesa, quindi potrebbe anche essere... Ora puoi aggiungere mana manualmente alla tua riserva di mana. Cioè... No, voglio vedere sta roba perché non ho capito... Cosa intendi con tutto ciò? Allora... Di norma, quando lanciano una magia, le tutere vengono tappate automaticamente per pagarne il costo di mana. Tuttavia, le tutere possono produrre mana quasi in qualsiasi momento. Esegui lo zoom su una terra per utilizzare la sua abilità di mana. Puoi usare quel mana insieme alle tutere stappate per lanciare magia o attivare abilità. Tipo? Non ho capito proprio niente. Chiora può aiutarmi? Quattro e due. Ah, quindi devo giocare quello con... No, annulla, non volevo quello, scusa. Cosa vuol dire? 6 mana. Ah, adesso dice fai questo. È una cosa che non mi è molto chiara. Cioè del tipo puoi tappare e stappare nello stesso turno la stessa carta. Vabbè. Ok. Niente, torniamo qua e... Io andrei allora di scavatombe a sto punto e mi ripiglierei il carissimo caro che qua mi ha eliminato il corvo vendicativo. Il non morto, il morto vendicativo. Perché non morto? Vabbè, perché è uno zombie, però... Vabbè, ci siamo capiti. Adesso vediamo se per caso lui potrebbe per esempio fermare questo. Che dici? Fermi questo? Nah, continua a usare gli stupidi suoi incantesimi. Ah, però mi blocca forse con quello? No, non lo blocca. Infatti. Non è stupido, avrebbe perso una carta 4-2 per un goblin barcollante. Comunque non mi è molto chiaro perché mi ha fatto quella missione abilità adesso. Cioè, Sterna del cielo. Ha un pacco di carte con volare, la miseria. Beh, un pacco, ne ha comunque più di me. Questo cos'è? Raccolta dell'altare. Come costo addizionale per lanciare la raccolta dell'altare sacrifica una creatura e pesca 2 carte. No, non lo voglio adesso. Io vorrei andare più che altro di... Sì, giochiamo un morto. Attacco con tutto. Attacchiamo con tutto. Se mi blocca qualcosa ci muore, quindi... Non mi blocca niente, infatti. L'unica cosa è che al momento lui fa più danni di me a turno. Quindi se continuiamo con questo giochetto qua, muoio prima io.
bisognerebbe cercare di utilizzare, per esempio, corrompere in un qualche modo. Mi fa solo 2 danni, però è così. Non mi dispiace questa situazione. Però per corrompere ho bisogno di che cosa? No, ok, ma... Ho bisogno di mana, ancora un punto mana. Allora, posso resuscitare una creatura, ma io vorrei resuscitare quella più che altro. Ma non posso ucciderla ora. Gioco anche questa, ottima. Avrei potuto fare raccolta dell'altare, però con questo, perché quando muore, una creatura prende -1/-1. Avrei potuto uccidere di quella, effettivamente. Lui mi dice di attaccare con questi due, ma io attacco con... Effettivamente non ci ho pensato, questo raccolto dell'altare mi avrebbe agevolato non poco. Ah, gli muore quello, ottimo, a me non dispiace per nulla, perché potrei riprenderlo in mano io. Cisterna del cielo, tanto tra poco ti muore. Allora, che gioca un altro corvo necrofago? Vabbè. Questa non l'avevo prima. Il senz'anima. La forza della costituzione del senz'anima sono pari al numero di zombie sul campo di battaglia, più il numero di carte zombie in tutti i cimiteri. Beh, mi piace questa. E non costa neanche tanto. Mi avanza. No, non posso giocare questa. Però, scusatemi, ma questo lo gioco. Beh, sì. Ah, ecco, lo sapevo. Neutralizza una magia creatura bersaglio. Mi sembrava troppo bello di avere un 8-8. Allora, là si sacrifica un corvo, ok. Per il fatto che altrimenti sarebbe morto, probabilmente. No, no, non sarebbe morto, però. Non gli conveniva. Allora, se adesso pescassi per caso del mana, o uno scavatombe. Mi piacerebbe tanto pescare uno scavatombe in questo momento. Che dite? Ah, è lo stesso di prima, un 4-2. Comunque quella creatura là è davvero stra OP. Ho capito. Allora, del mana. Ora lui direbbe corrompere così lo secco. Effettivamente potrebbe essere un'ottima cosa, ma io voglio prima. Ci stanno tutte e due. No, non ci stanno tutte e due. E allora corrompiamolo. Senti, tu mi hai fregato quella carta super mega OP. E ti corrompo, senti, non ti senti corrotto? Guarda come si è corrotto. Che pezzente. E questa è andata senza alcun problema. Hai quasi la vittoria in pugno quando l'ultimo corvo si... Com'è quasi in pugno? L'aveva seccato. Si dilegua così come era comparso in un turbinio di uccelli. Si disperde in ogni direzione e tu scateni contro di loro fino all'ultimo frammento di magia oscura che possiedi. Ma l'uomo corvo sopravvive. Sei sfinita. Stai iniziando a pagare a caro prezzo il potere che hai nelle mani. Sono trascorsi decenni dal tuo primo viaggio tra i piani, con l'avanzare degli anni comprendi che i tuoi poteri necromantici non possono scongiurare lo spettro della morte per sempre. Preservare la tua vita diventa un'ossessione, nessun prezzo è troppo alto e tenti di stringere un patto con 4 antichi demoni. Detto questo, noi ci vedremo... Ah, ok. Boost. Io vorrei vedere un attimo quello di Origins. Ma sono 150, ok, ricordavo giusto. Detto questo, visto che è passato parecchio tempo, noi ci vediamo nel prossimo episodio lunedì. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.